9:53 minuti. Ce l'abbiamo fatta. In realtà mia colpa, perché la mia mente non è molto sviluppata. Ho perso un numero nel cellulare. Mi sono perso un numero. Chiedo venia. Ma diamo il buongiorno, bando alle ciance, a Francesco Tesei. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno Francesco. Ciao. Allora, qui attenzione, buongiorno, perché sappiamo che tu sai che cosa stiamo pensando, quindi dobbiamo essere molto molto cauti in tutto quello che ti chiediamo. È quello che... Attenzione. Francesco, allora, vabbè, peccato che tu sia solo al telefono, perché magari fossi stato qui presente avresti potuto farci godere alcune delle tue insomma delle cose fantastiche che fai. Io non ci capisco assolutamente nulla, ma raccontaci che cosa porterai in scena domenica. Domenica al Teatro Novelli. Domenica sono davvero contento, perché finalmente porto a Rimini per la prima volta uno spettacolo che mi ha fatto compagnia negli ultimi 5 anni e mezzo. Ed è una delle ultime occasioni per vedere questo spettacolo, perché siamo ormai alle ultime repliche di questo show che si intitola Mind Juggler, che tradotto in inglese vuol dire giocoliere della mente. E credo che il titolo già dia un buon suggerimento di che cosa farò. Si può immaginare una specie di giocoliere, soltanto che invece che usare le palline, per esempio, io farò giocoleria con i pensieri delle persone. Quindi, prima di tutto, si può dire che è uno spettacolo interattivo, ma non solo interattivo, uno spettacolo nel quale il pubblico diventa veramente il protagonista. Ma raccontaci un po' questa tua passione per questa scienza, perché poi, esatto, in fondo tu non sei un illusionista, ma uno studioso della comunicazione, no? Quindi sei nel nostro campo, tutto sommato. Ah beh, sì, è vero, certo. No, raccontaci un po', ma dove nasce? Come ci sei arrivato? No, bisogna dire prima di tutto che in effetti il mentalismo è un'arte antichissima. Ed è un'arte, cioè una forma di intrattenimento e di spettacolo che ha visto, è cambiato, si è trasformato nell'arco dei decenni, un po' perché gli artisti che praticavano il mentalismo stavano attenti anche a quelli che erano gli interessi della società. Faccio un esempio pratico per capirci, negli anni 70 c'era questo personaggio americano che si chiamava Uri Geller, che piegava i cucchiaini la forza del pensiero. Anche lui era un mentalista, in effetti. Probabilmente oggi non c'è più quel tipo di interesse che c'era negli anni 70 verso il paranormale, verso questi poteri, perché poi le ricerche che sono state fatte non hanno mai prodotto dei risultati attendibili e concreti. Oggigiorno invece c'è molto più interesse verso la comunicazione ipnotica, comunicazione subliminale, comunicazione non verbale, paraverbale, eccetera. E quindi anche il mentalismo è diventato, almeno in alcuni esempi, tra cui il sottoscritto, un mentalismo in chiave psicologica, cioè un mentalismo che, mentre vuole stupire e meravigliare il pubblico, contemporaneamente punta l'indice a certe dinamiche della comunicazione, certe trappole, certe illusioni della nostra stessa mente. Esatto, fantastico, perché poi noi pensiamo di avere in gestione la nostra mente, ma in realtà non è così, e quindi alle volte ci stupiamo di noi stessi. Ma Francesco, ma tu quando ti prepari per questi spettacoli? Cioè, devi liberare la mente, la mente la devi allenare, cioè come, perché non so, un altro devono artista, allenarsi quelli che vengono a vedere. Chi canta deve stare lì a fare le prove con l'ugola, no? A fare i gargarismi. Tu cosa devi fare prima? Ma guarda, prima di tutto devo essere in forma, devo aver dormito bene, perché mi rendo conto che se non ho, cioè il sonno è fondamentale, aver dormito a sufficienza, anche perché vi dirò, adesso io spero di non spaventare chi ci sta ascoltando, ma lo spettacolo dura 2 ore e mezza, sono 2 ore e mezza in scena io, dall'inizio alla fine, insieme al pubblico, e chiaramente invitando gli spettatori sul palco, ad ogni replica cambiano un po' le cose che succedono, perché certo, cambiando gli spettatori cambia anche quello che può succedere, quindi c'è anche sempre una dose di improvvisazione, insomma, quindi devo essere molto vigile, seguire quelli che sono i binari un po' dello spettacolo, ma contemporaneamente essere pronto anche a gestire le varie situazioni. Al di là di questo, comunque hai ragione sul fatto che bisogna fare un po' di prove particolari, perché non è che, diciamo, uno
spettacolo teatrale normale, gli attori lo possono provare anche senza pubblico, provano i loro monologhi, i loro dialoghi, eccetera. Ma in questo caso qua io ho sempre avuto bisogno di fare dei test con delle persone, perché altrimenti facevo fatica a capire se poi le cose che avevo in mente funzionavano in qualche modo. Quindi in passato abbiamo fatto per esempio delle prove aperte al pubblico, e piano piano sono riuscito a modellare questo show. Insomma, adesso, come dicevo prima, sono anni che lo porto in scena. Abbiamo, tra l'altro, stai lavorando anche a un nuovo show, se non sbaglio. Sì, hai ragione, sì. Si chiama The Game, il nuovo spettacolo, ed è già in tour. Devo dire, Francesco, sono la tua grande ammiratrice. Guardo sempre quando sei in TV e non ci capisco assolutamente nulla, e questo mi affascina. Cioè, le cose che hanno un mistero, perché poi la TV magari si potrebbe pensare che è un po'... Esatto, perché resta sempre questo dubbio, no? Quando uno guarda le cose in TV. Invece, venendo lì da domenica sera, potranno vedere che non c'è trucco, non c'è inganno. Ma sì, guarda, ci tengo solo a dire una cosa, rapidissimamente. Molti mi hanno conosciuto magari attraverso il programma su Sky, perché è chiaro che Sky arriva in casa, nelle case di molte persone, però io non nasco in televisione, io nasco veramente in teatro, e il mentalismo effettivamente è fatto per essere vissuto, visto e vissuto dal vivo. Chiaramente poi con la possibilità e l'invito da parte degli amici di Sky di fare un programma, abbiamo dovuto trovare il modo di tradurre il mentalismo in un format televisivo, ma la natura del mentalismo è quella di essere fatta dal vivo, quindi io credo che il meglio di me, si può dire, sia proprio durante gli spettacoli dal vivo, proprio perché chi verrà a vedermi, prima di tutto, può, magari finisce che gioca anche con me, e comunque poi si rende subito conto che siamo in diretta, ecco. Esatto. No. Francesco, due cose, abbiamo proprio un minuto. Una, se si può diventare, cioè se bisogna avere delle caratteristiche speciali, oppure potremmo farlo anche io e Andrea, cioè dire, ci studiamo molto e possiamo anche noi fare qualche esperimento. Secondo me siamo un po' in ritardo, E l'altra cosa, se ci puoi fare un esperimento via telefono, oppure se bisogna essere per forza fisicamente lì con te per che funzioni, no? Allora, parto dall'ultima domanda. Io purtroppo, proprio perché il mentalismo si basa sul fatto di osservare, io sono come una pistola con i proiettili bagnati in questo momento. Se non ci vedi... se non vi vedo, non proprio, faccio un po' fatica. La prima è, mi chiedevi se il mentalismo si può studiare, purtroppo mentalisti si nasce e io modestamente lo nacqui. E qui la citazione. Non è vero. No, non è vero. Io dico sempre, proprio ad ogni inizio di spettacolo, dico io non ho nessun potere, e con questo intendo anche che non ho nessun, poi a dire la verità, nessun dono particolare. Alla fine bisogna applicarcisi con passione, studiare. Il problema è che non è un percorso lineare, non c'è una scuola di mentalismo, quindi bisogna diventare un po' degli illusionisti, perché c'è anche dell'illusionismo nel mentalismo. Poi bisogna appassionarsi di psicologia, bisogna appassionarsi di tecniche di comunicazione, bisogna mettere tutto questo dentro un frullatore, aggiungere un po' di alcol, e quello che viene fuori è il mentalismo. Fantastico, Francesco, sei stato simpaticissimo. Allora, noi ricordiamo a tutti quelli che ci seguono l'appuntamento di domenica 13 dicembre, Mind Juggler al Teatro Novelli, sperando che non sia già tutto esaurito. Infatti. E ti invitiamo la prossima volta che passerai da queste parti, magari ci vieni a trovare in studio, così possiamo farti cavie. Guarda, ti posso assicurare che la mente di Andrea Polezza è talmente libera che secondo me puoi farci tutti gli esperimenti che vuoi. C'è il cespuglio che ci rotola dentro. Francesco, ti aspettiamo a Rimini. Buona giornata e grazie. Ciao, buona giornata anche a voi. Ciao. Ciao.